Ciao. Oh, ciao, sono Lenora. Scusa se in questo momento ti sembro un po' distratta. Tutti mi credono folle. Samantha pensa sia uscita di testa. Ma è questo quadro! Non lo avevo mai notato prima. Se conosco Hogwarts ed è così, una cornice vuota non appare per nulla. C'è qualcosa sotto che va scoperto. Ci sono altri dipinti vuoti come questo in giro per la scuola? Sì, alcuni. Tutto questo posto è in qualche modo un rompicapo. Se riesco a capire il rompicapo che si cela dietro a questo, capirò anche tutti gli altri. Devo iniziare da qualche parte. Se ho tempo, darò un'occhiata. Potrebbe essere interessante. Io mi sono scervellata già abbastanza. Ti auguro di avere decisamente più fortuna di me. Se per caso ti viene un'illuminazione su come risolvere il mistero, corri a dirmelo. Lumos! Quel punto potrebbe essere un indizio. Devo guardare lì intorno. Rimettiamoti al tuo posto, creaturina. Sapevo che c'era un collegamento. Devo dire a Lenora che ho risolto l'enigma della cornice vuota. Lenora, ho risolto il mistero di quel dipinto. Cosa? Come? Ho trovato il luogo raffigurato nel dipinto e poi ho usato Lumos per portare una falena fino alla cornice. Ha tutto senso. Che peccato, mi mancava così poco per risolverlo. Hai un talento naturale per i rompicapi. Anche Natty è molto brava. E Amit, anche se tende a dilungarsi con le spiegazioni. Bene comunque che tu ce l'abbia fatta. La falena! Potevo arrivarci anch'io! Guardo la stanza, professoressa? Pensavo la stessa cosa, Tick. Forse puoi aiutare... Oh... Tick chiede scusa. Ah, eccoti qui. Spero che le prime lezioni siano andate bene. Sì, professoressa. Così mi hanno riferito i colleghi Hecate e Ronan. Sembra che il professor Fig ti abbia insegnato diverse cose mentre esploravate delle rovine, ricordo bene? Scommetto che ci sono molte cose che non mi hai detto sul tuo viaggio di arrivo. È così, vero? Lei e il professor Fig non avete parlato dei miei studi? Continua a essere reticente sui dettagli. Ha menzionato soltanto qualche incantesimo. Revelio, giusto? E Lumos? Esattamente, professoressa. Capisco. È come tirar fuori un sonetto da uno thriller. In ogni caso, devi continuare a lavorare su ciò che hai imparato. Pertanto, ho chiesto ai colleghi di assegnarti degli incarichi in più per velocizzare i tuoi progressi. Non so se avrò tempo per degli incarichi extra, professoressa. Lo troverai. Ti sorprenderebbe scoprire quante siano le cose che non sai ancora. Il professor Ronan si incontrerà con te fuori per assegnarti il tuo primo incarico. Ora, a proposito della visita a Hogsmeade di cui parlavo,
Ci siamo organizzati per sostituire i materiali che hai perso, compresi semi, ricette di pozioni e magiformule. Grazie, professoressa. E il signor Ollivander ti procurerà la bacchetta perfetta. A lezione hai usato con profitto una bacchetta prestata, ma scoprirai che con la tua potrai ottenere risultati nettamente superiori. C'è un negozio di Ollivander a Hogsmeade? Sì, il suo negozio a Diagon Alley è più noto. Siamo fortunati ad averne una succursale nei pressi della scuola. Il signor Ollivander è un artigiano di bacchette di enorme talento. Non mi rivolgerei a nessun altro per una bacchetta. Cos'altro può dirmi sul negozio di pozioni, professoressa? Pozioni di J. Pippin ha un vasto assortimento di ingredienti per pozioni. Di solito non vende ricette. Il professor Sharp, tuttavia, gli ha chiesto di tenerne da parte un paio apposta per te. Professoressa, non ho mai sentito la parola magiformula. Cos'è? Una magiformula è una sorta di ricetta usata per evocare oggetti. Approfondirò l'argomento in seguito, quando inizierai a lavorare sulla trasfigurazione. Sono davvero impaziente di visitare il villaggio. Molto bene. Vorrei che per la tua prima visita al villaggio ti facessi accompagnare da un altro studente. Magari Sebastian Sallow o Nazai Onai. Ho notato che ti piace passare del tempo con loro. Vorrei andare con Sebastian. Ne sono lieta. Sallow è un giovane mago competente e conosce bene la zona. Ti guarderà alle spalle, evitandoti sgraditi incontri con gli scagnozzi di Rookwood. Rookwood? Un losco figuro del posto. Meglio evitare lui e i suoi sodali, incluso il suo cosiddetto braccio destro, Theophilus Harlow. Finito con l'incarico del professor Ronan, troverai la tua guida all'ingresso del castello. Non c'è tempo da perdere! Prima completi il tuo lavoro e prima potrai goderti una burrobirra ai tre manici di scopa. Eccoti qui. Voleva insegnarmi un nuovo incantesimo, professore? Proprio così. Ed è un incantesimo molto utile. Reparo, l'incantesimo riparatore. Sistema ogni cosa. Potrai riparare un oggetto rotto e riaverlo come nuovo. Potrebbe tornarmi facilmente utile. Più spesso di quanto si creda. Come ti anticipava la professoressa Weasley, non sarò l'unico a insegnarti incantesimi al di fuori delle lezioni. Devi metterti in pari con gli altri studenti. Molti dei tuoi professori hanno consentito a farlo, ma per prima cosa ciascuno ti chiederà di portare a termine dei compiti preliminari. Ne ho alcuni per te da svolgere oggi. Portali a termine e poi torna da me. Imparerai il reparo in men che non si dica. Completerò subito gli incarichi, professore. È la zona giusta. Chissà dov'è la pagina volante. Atto! Fatto. Thank you.
Deve esserci una pagina volante da queste parti. C'è qualche anima pia disposta ad aiutarmi? Faccio! Revelio! Proteggi! Thank you.
Revelio. Revelio. La testa solo perché... Guarda dove... Sarebbe poi una tragedia se qualcuno ti maledisse la scopa. Dovrò tenere gli occhi aperti. Le gobbiglie di Zenobia sono in punti elevati. Accio! Questa era l'ultima gobbiglia di Zenobia. Ora devo andare da lei.
Deve esserci una pagina volante da queste parti. Spero che avrai più fortuna di me nel rintracciare un... Accio! L'idiota! Faccio! Fantastico! Spero che avrai più fortuna di me nel rintracciare le mie gobbiglie. Ciao, Zenobia. Ho trovato tutte le tue gobbiglie. Dici davvero? Non credevo che fosse possibile. Come hai fatto? Buon senso e magia di base. Beh... Posso riavere le mie gobbie? In realtà ho deciso di tenermele, così impari ad appestare i tuoi compagni di classe. Cosa? Vuoi tenerti la mia preziosissima collezione? Sto solo scherzando. Certo che puoi riaverle. Oh, sia lodato Merlino. Mi stavo preoccupando. Chissà se ora che ho riavuto le mie gobbie troverà qualcuno con cui giocare in sala comune. Sicuramente troverai qualcuno disposto a giocare dopo la fatica fatta per recuperarle. Buona idea. Vero? Oh, sarà uno spasso. Penso che risate quando le gobbie spruzzeranno i perdenti, ovvero tutti tranne me. Beh, io vado. Augurami buona fortuna. Mi auguro che i compiti... Ho completato gli incarichi, professore. Meraviglioso! Puoi dire di sapere gli incantesimi essenziali. Ora proviamo il caro vecchio incantesimo riparatore, va bene? Ricordati di enunciare con chiarezza l'incantesimo e compiere movimenti decisi. Voglio vedere energia. So, bacchetta pronta! Sì, signore. Ricorda, la tua bacchetta conduce la tua magia. Sì, così. Molto bene. Se desideri esercitarti a riparare qualcosa, puoi provare con la statua danneggiata nell'alcova vicino all'acqua. Pare simboleggi una relazione andata in frantumi. Forse qualche innamorato la trovava troppo accurata.